tutti. Vi do il benvenuto al webinar Principi generali della legge 124 del 2015 in materia di semplificazione e il carattere trasversale della riforma. Questo è il primo webinar di un ciclo dedicato alla semplificazione amministrativa in materia ambientale. Sono Paola Pirani del Formez, vi introdurrò brevemente in questo evento online. Ha avuto tantissime adesioni, abbiamo superato le 750 richieste di partecipazioni. Ringrazio e saluto anche il relatore di oggi, che è l'ingegner Massimo Pugioni, al quale a breve passerò la parola. Ringrazio tutti voi per la puntualità e intanto andiamo a parlare di questo webinar che, come vi dicevo poco fa, dà il via ad un percorso di approfondimento sulla semplificazione amministrativa in materia ambientale. Fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, affidato al Formez dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Allora, questo percorso, che appunto apre a questo ciclo ambientale, durerà fino a dicembre e si affronteranno diverse tematiche di carattere generale sulla semplificazione amministrativa applicata alla materia ambientale. Infatti partiremo appunto da questo webinar che appunto si svolge oggi 25 ottobre, poi avremo altri appuntamenti tra novembre e dicembre, in cui andremo a trattare degli argomenti, delle tematiche con particolare riguardo alle autorizzazioni e valutazioni in materia ambientale, l'AWA, la VIA regionale, cioè la valutazione di impatto ambientale, il VINCA, valutazione di incidenza ambientale, VAS, valutazione ambientale strategica, e qui possiamo vedere i prossimi webinar le date dei prossimi webinar. Abbiamo il 6 novembre, avremo la conferenza di servizi nei procedimenti in materia ambientale e così via. Vi ricordo sempre che poi sarete sempre tempestivamente avvisati dei prossimi incontri. Questo ciclo di webinar, come dicevo, fa parte del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, proprio per supportare le amministrazioni, fornire loro le informazioni per dare concreta attuazione a tutto quello che è previsto dalla riforma in materia di semplificazione. In questo ambito sono stati fatti diversi webinar e seminari. Il tutto lo potete trovare nella pagina eventipa.formez.it, progetto Formez dettaglio, e c'è questa pagina, questo link al quale tutti possono accedere. Questa è la pagina in cui troverete tutto quello che è stato fatto e vediamo un po' insieme i numeri che fino a aggiornati al 30 giugno del 2018 abbiamo appunto svolto su questo progetto. Ci sono stati molti seminari, i partecipanti tra seminari e webinar abbiamo avuto veramente tutte le regioni italiane sono state coinvolte. E come potete vedere da queste altre infografiche, la maggior parte abbiamo avuto un picco di partecipanti provenienti dalla regione Campania e via via hanno tutte le altre regioni coinvolte per un numero di seminari che hanno toccato i 3.794 per quanto riguarda i seminari e i 4.311 per quanto riguarda i webinar. Abbiamo fatto anche uno studio per quale sia l'ente di appartenenza. Tutte queste slide le troverete poi sulla pagina di EventiPA che è stata dedicata al progetto. Nell'ambito sempre di questo progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione è nata anche la Rete Italia Semplice. Come potete vedere nella slide c'è il link rete.italiasemplice.gov.it, è una piattaforma a servizio del personale, delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini, dei tecnici, tutti coloro che sono che si occupano di queste tematiche, e la rete è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA nell'ambito del progetto PON Governance con il progetto Delivery Unit e il progetto supporto all'operatività. Per accedere basta cliccare sul pulsante Accedi e si possono utilizzare le stesse credenziali che usate sempre per iscrivervi agli eventi, le credenziali di DFP Out. Nel momento in cui avete fatto l'iscrizione, venite tutti legati all'area di lavoro Rete Italia Semplice. Per accedere alle successive aree basta appunto chiedere di partecipare e si viene iscritti. Questa piattaforma vuole offrire degli strumenti, servizi per sviluppare delle competenze, offre delle linee guida
Qui vediamo le aree di lavoro che sono state attivate, la modulistica standardizzata e semplificata, il SUAP e la rete Italia Semplice. Come dicevo, offre delle guide, delle FAQ, della documentazione, vi informa su tutti gli eventi che ci sono. Benissimo, andiamo all'incontro di oggi. L'incontro di oggi a chi è rivolto? È rivolto al personale delle amministrazioni coinvolte nelle conferenze dei servizi, al personale degli sportelli SUAP e SUE, al personale degli enti locali responsabili del rilascio di autorizzazioni, pareri in materia ambientale, paesaggio e salute umana. Come state vedendo, l'accoglienza dura una decina di minuti, in modo tale che diamo a tutti i partecipanti di poter entrare in aula. A breve poi passerò la parola a Massimo Puccioni e poi ci saranno il tempo per le domande e le risposte e successivamente ci sarà la chiusura. Di cosa parleremo oggi? Parleremo del decreto legislativo 126 del 2016, in particolare degli articoli 18 bis e 19 bis della legge 241 del 1990 e il caso dei provvedimenti ambientali nell'ambito della SCIA condizionate. Il decreto 127 del 2016 e le modifiche alla conferenza dei servizi, il decreto 222 del 2016. Bene, alla fine del webinar, l'ingegnere Massimo Puggioni, dopo che io avrò raccolto tutte le domande che voi scriverete come al solito in chat, risponderà appunto alle domande e troverete poi, per le domande a cui non si è fatto in tempo a rispondere, troverete poi tutto l'elenco con le risposte alle domande sempre nella pagina di Eventi PA. Questa è la pagina, troverete anche la registrazione, tutte le slide, tutto il materiale utilizzato. E prima di passare la parola e darvi il buon lavoro, vi ricordo che il prossimo 6 novembre, sempre alle 10, ci sarà il prossimo webinar di questo ciclo, la conferenza dei servizi nei procedimenti in materia ambientale e verso l'ora di pranzo e nel primo pomeriggio potrete tranquillamente iniziare ad iscrivervi. A questo punto, non vi resta che augurarvi un buon proseguimento, silenziare il mio microfono e lasciare la parola all'ingegner Massimo Puggioni. Buon proseguimento a tutti. Sì, buongiorno a tutti. Spero che mi sentiate bene. Un secondo che vengono caricate le slide. L'argomento di oggi è diciamo un'introduzione a quelli che sono i principi generali della riforma in materia di semplificazione applicati alla materia ambientale. Come avete visto nella slide precedente che vi ha mostrato, la collega, è un ciclo di 5 webinar che partono dagli argomenti più generali della riforma fino ad andare ad argomenti più specifici in materia ambientale. I primi due webinar, soprattutto quello di oggi e quello del 6 novembre, che sarà più centrato sulla conferenza dei servizi, si riferiscono in particolare a quelli che sono i principi generali della riforma che sono applicabili a tutti i procedimenti, compresi quelli in materia ambientale. Questo perché? Perché intanto, prima di scendere, diciamo, nello specifico di alcune tipologie di procedimento ambientale, abbiamo ritenuto necessario fare un focus su quelli che sono i principi generali, in modo tale che quando poi entreremo nel merito di quelli che sono i procedimenti oggetto, o più specificatamente di questo ciclo di formazione, avremo, diciamo, una conoscenza più approfondita di quelli che sono i principi generali. Questo perché queste norme di riforma, che hanno un carattere, come dice il titolo stesso del webinar di oggi, trasversale, quindi si applicano, diciamo, a 360 gradi a tutte le tipologie di procedimenti, a volte contengono delle disposizioni specifiche di raccordo procedurale con le disposizioni settoriali. Nella materia ambientale questo è stato fatto in particolare con alcune modifiche al codice dell'ambiente che riguardano più che altro la VIA, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e anche l'AUA, ma ci sono tutta una serie di procedure anche nella stessa materia ambientale che non sono state modificate con specifiche norme di raccordo dalla legge 124 e dai decreti attuativi, ma che comunque in qualche modo, cioè in quelle stesse procedure, i principi della riforma sulla semplificazione, la conferenza dei servizi,
la concentrazione di regimi amministrativi e tutto il resto devono essere comunque applicati. E quindi, diciamo, l'obiettivo del webinar di oggi e di quello del 6 novembre è quello di fornire una chiave di lettura per comprendere come devono essere lette contemporaneamente, devono essere raccordate le disposizioni generali della riforma in materia di semplificazione, con quelle che sono invece le disposizioni puntuali, procedurali che troviamo nella normativa di settore. Fatto questa introduzione, la legge 124 del 2015 è una legge delega che contiene tutta una serie di deleghe al governo per adottare dei decreti per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. È una legge molto vasta, che contiene deleghe su materie che diciamo esulano dall'argomento di oggi, ma diciamo per quel che ci riguarda sostanzialmente le disposizioni sono racchiuse negli argomenti citati in questa slide. Per cui abbiamo un'importante delega sulla riforma della conferenza di servizi che è stata attuata col decreto legislativo 127 del 2016, che andremo oggi, diciamo, parleremo in generale dei principi della conferenza dei servizi, poi questo argomento lo approfondiremo il 6 novembre. Contiene alcune modifiche sul silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni, l'introduzione dell'articolo 17 bis della legge 241. Questo non è in realtà una delega perché la stessa legge 124 ha già introdotto l'articolo 127, scusate, 17 bis nella 241, quindi in realtà non è una delega. Contiene una delega generale sull'accelerazione dei procedimenti. Contiene una delega sulla riforma della SCIA che è stata attuata in due momenti successivi, e quindi col decreto legislativo 126 del 2016 e successivamente col decreto legislativo 222 del 2016. Poi li vediamo nel dettaglio perché costituiscono proprio l'argomento del webinar di oggi. E alcune modifiche alla disciplina dell'autotutela, con cui diciamo le possibilità per agire in via di autotutela sono state leggermente ridotte o comunque regolamentate meglio, e anche questa è una disposizione che è introdotta direttamente dalla legge senza diciamo delega al governo. Entrando nel merito dell'argomento di oggi, il primo decreto legislativo che ci interessa fra quelli, diciamo, che sono stati approvati in attuazione delle deleghe contenute nella legge è il decreto legislativo 126 del 2016, cosiddetto SCIA 1. Ho scelto di parlare di questo argomento nonostante, diciamo, la SCIA sia un istituto che nella materia ambientale non trova applicazione, nel senso che se noi andiamo a guardare la ricognizione dei regimi amministrativi effettuata col successivo decreto 222 del 2016, lo vediamo più tardi, però vedremo che in tutta la ricognizione dei regimi amministrativi che è stata effettuata con quel decreto sulla materia ambientale, troviamo delle autorizzazioni espresse, troviamo delle autorizzazioni con silenzio assenso. Troviamo la comunicazione, non troviamo da nessuna parte la SCIA. Quindi la SCIA, con tutto che voglio dire, la ricognizione del 222 non è esaustiva perché ci sono comunque degli adempimenti in materia ambientale che non sono ancora stati mappati nella ricognizione dei regimi, probabilmente lo saranno nei successivi aggiornamenti della tabella allegata al decreto legislativo 222. Però comunque i principi che detta, ci sono alcuni principi che detta il decreto legislativo 126 che sono applicabili trasversalmente anche ai procedimenti in materia ambientale, ma anche dove andiamo a parlare di SCIA e di SCIA unica, come vedremo, ci sono dei casi in cui queste disposizioni interessano anche le procedure, diciamo, ambientali. In particolare il decreto 126 si concentra su quattro aspetti. Contiene una serie di disposizioni sull'informazione ai cittadini e imprese che non costituiscono in assoluto una novità nel nostro panorama legislativo perché comunque riprendono dei concetti che erano già stati introdotti da leggi precedenti ma li rendono un pochino più pregnanti. Contiene delle disposizioni in materia di concentrazione dei regimi amministrativi, che anche queste non costituiscono una novità assoluta, ma
scritta nel modo in cui sono scritte in questo decreto, sono un pochino più efficaci. Disposizioni in materia di presentazione di istanze, SCIA e comunicazioni e alcuni correttivi alla disciplina della SCIA. Per quanto riguarda l'argomento dell'informazione per i cittadini e imprese, il decreto 126 riprende il concetto di obbligo di pubblicare per tutte le pubbliche amministrazioni ogni informazione utile ai cittadini per la presentazione di istanze, comunicazioni, SCIA e via dicendo. Innanzitutto istituisce, come dire, fornisce una cornice giuridica ai moduli unificati e standardizzati che vengono approvati dalla conferenza Stato-Regioni e che per i campi in cui sono stati già approvati, ma ce ne sono tanti altri in lavorazione, definiscono esaustivamente per ogni tipologia del procedimento i contenuti tipici dell'istanza, la relativa organizzazione dei dati, delle segnalazioni, delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, perché sono moduli che si riferiscono, diciamo, a tutte le tipologie di adempimento amministrativo, contengono i contenuti tipici, l'organizzazione dei dati e la documentazione da allegare e costituiscono, una volta che il modulo unificato e standardizzato viene approvato in conferenza, tutte le regioni e gli enti locali, devono adeguarsi e devono, non possono chiedere ulteriori dati e non possono chiedere ulteriori documenti. Faccio un esempio, il modulo di notifica sanitaria che è stato approvato l'anno scorso, è stato notevolmente semplificato rispetto alla maggior parte dei moduli per la notifica sanitaria per alimenti, parlo del decreto legislativo del regolamento europeo 852, che non fa parte, diciamo, dell'argomento ambientale, però è comunque un adempimento a cui sono soggetti un gran numero di imprese, è stato notevolmente semplificato rispetto a tutti i dati e tutti gli allegati che venivano richiesti prima, per cui prima venivano richieste tutta una serie di relazioni, dati, sui locali, sulla tipologia dell'attività, planimetrie e via dicendo. È stato completamente eliminato. Quindi, dal momento in cui il modulo standardizzato viene approvato, viene codificato in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, i dati che devono essere richiesti, nonché quello che è necessario allegare. Dopodiché, ribadisce l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale della modulistica anche nei casi in cui il modulo unificato e standardizzato non è stato ancora approvato e l'elenco dei documenti da allegare all'istanza. E questo anche se la produzione di documenti allegati è prevista da norme di legge. È comunque obbligatorio dare pubblicità sul sito istituzionale di tutto quello che è necessario presentare per conseguire quel determinato titolo abilitativo, nonché informazioni generali sugli uffici, orari, recapiti e modalità di accesso. Voi direte che questa non è assolutamente una novità, ma la novità intanto è che sono previste sanzioni per questi inadempimenti. Intanto un divieto di chiedere all'interessato informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli di cui si è data pubblicità. Per cui se noi per istruire una determinata pratica abbiamo necessità sistematicamente o non sistematicamente di un determinato documento, di un determinato dato, lo dobbiamo indicare nella modulistica, lo dobbiamo pubblicare sul sito istituzionale perché poi non possiamo assolutamente chiedere qualcosa di cui non abbiamo dato precedentemente pubblicità. Vedete, possiamo chiedere informazioni e documenti solo in caso di mancata corrispondenza a quanto indicato nel comma 2. Il comma 2 è quello che impone l'obbligo di pubblicazione. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori e ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo 33 del 2013, che già prevedeva questi concetti e questi obblighi, non solo la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti, ma anche la richiesta di integrazioni documentali che non corrispondono alle informazioni e ai documenti pubblicati, costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione da 3 giorni a 6 mesi. Per cui voglio dire, le sanzioni sono abbastanza pesanti per questo tipo di inadempimenti. Tenete presente che la sospensione dal servizio
sia comprimazione della retribuzione, si applica anche nel caso in cui vengano richieste ad integrazione di una pratica dei documenti che non corrispondono con quelli di cui si è data pubblicità. Per cui dobbiamo stare molto attenti a questi aspetti e questo vale per tutti i campi amministrativi. L'articolo 19 bis della 241, che è stato introdotto sempre dal decreto legislativo 126, prevede che ogni amministrazione indichi, pubblichi sul proprio sito istituzionale lo sportello unico di regola telematico al quale presentare la SCIA. Ora, è vero che, questo articolo è un... Allora, il decreto legislativo 126 del 2016 è stato adottato in attuazione della delega sulla SCIA e contiene alcune disposizioni della SCIA e altre disposizioni che in realtà si estendono anche ad altre tipologie di procedimento amministrativo. Qui parla di solamente di SCIA, però come vedremo poi è un po' confuso se possiamo dire così, perché in altri commi in realtà ci fa comprendere che stiamo parlando di principi generali che si applicano alla generalità dei procedimenti amministrativi. Per cui va sempre indicato lo sportello unico al quale presentare la SCIA, che può essere dell'amministrazione, ma può essere anche, in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni, uno sportello unico come può essere il SUAP, il SUE. O altre tipologie di sportello unico. Qui la dicitura sportello unico in realtà è stata mantenuta volutamente generica per non, come dire, limitare questa previsione di legge al solo caso di SUAP e SUA, che comunque sono gli sportelli unici più frequentemente connessi con queste tipologie di procedimenti. Dopodiché, l'altro articolo che è stato introdotto dal decreto legislativo 126 è quello che riguarda la concentrazione dei regimi amministrativi, l'articolo 19 bis, che contiene disposizioni che disciplinano il caso in cui un'attività sia soggetta a una pluralità di SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni, notifiche, quindi sostanzialmente di procedimenti di natura autocertificata dove il cittadino non chiede un atto autorizzatorio alla pubblica amministrazione, ma anche il caso in cui siano previsti contemporaneamente delle SCIA e degli atti di assenso espressi da parte della pubblica amministrazione, portando a sistema e raccordando le diverse discipline previste dalle singole norme di settore. Quindi vedete, disciplina il caso in cui per un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, e il caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di ulteriori atti di assenso. Per comprendere il senso di queste disposizioni dobbiamo un pochino astrarre, perché se noi consideriamo l'adempimento amministrativo dal punto di vista dell'amministrazione, della singola amministrazione che è competente sulla specifica autorizzazione o sulla specifica SCIA, raramente vediamo una connessione con altre SCIA, con altre comunicazioni e con altri adempimenti a carico del cittadino. Per comprendere la portata di questa disposizione dobbiamo riflettere su quello che è il concetto di procedimento unico che nel nostro ordinamento è stato introdotto già nel 1998. E che con queste disposizioni è stato ulteriormente rafforzato. Il legislatore da 20 anni che sta cercando di unificare il procedimento, che vuol dire passare da uno schema procedurale in cui la pubblica amministrazione lavora incentrando la propria attività sul singolo adempimento, sul singolo titolo abilitativo, cioè io ricevo un'istanza per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo X della legge Y e quell'autorizzazione gli rilascio. Quindi passare da questo schema ad uno schema in cui invece il procedimento unico si costruisce sulla base di quello che è l'obiettivo finale del cittadino, di quello che in realtà il cittadino vuole realmente realizzare, ricavando a ritroso tutti quelli che sono gli adempimenti amministrativi e i titoli abilitativi di cui quello stesso cittadino ha bisogno per realizzare la propria iniziativa.
Non so se mi comprendete, è un concetto abbastanza sottile, nel senso che a me capita spesso come operatore di SUAP, perché io lavoro anche in un SUAP, di confrontarmi con imprenditori che hanno attività avviate da tanti anni e magari si trovano di fronte ad una modifica o ad un subingresso e mi dicono la mia attività è in regola, sono lì da 30 anni, ho tutte le autorizzazioni di cui avevo bisogno. Poi andando a scavare poco poco scopriamo che lui magari ha 2-3 autorizzazioni e gliene mancano 3, 4, 5. Questo perché lo schema amministrativo classico, quello diciamo chiamiamolo vecchio, come dicevo prima, ogni amministrazione rispondeva alla domanda che gli veniva fatta, per cui rilasciava singolarmente un'autorizzazione allo scarico, rilasciava un'autorizzazione paesaggistica, un permesso di costruire. Ma nessuno si poneva realmente il problema di quello che fosse poi l'obiettivo finale del cittadino. Per cui quella persona si trovava ad avere 3, 4, 5 autorizzazioni che erano tutte autorizzazioni per realizzare la stessa iniziativa dal suo punto di vista. E questo spesso è anche difficile da spiegare, perché molte volte ci troviamo di fronte ad attività esercitate da tanti anni in locali privi di agibilità e loro ti dicono: ma io ho la licenza, ho l'autorizzazione sanitaria. Ce l'ho da 20 anni. Sì, tu hai la licenza, hai l'autorizzazione sanitaria, ma il certificato di agibilità è un altro titolo abilitativo che non è, come dire, connesso con quelli che hai, per cui tu quelli ce li hai, ma quell'altro ti manca. Ora, il legislatore sta cercando di superare, questo problema unificando il procedimento in maniera tale che la pubblica amministrazione attraverso gli sportelli unici, soprattutto il SUAP e il SUE, che contengono una disciplina procedurale che è fortemente orientata in questo senso, lavorino effettivamente in questo campo. Ecco perché il decreto legislativo ci parla di quando se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA. O se l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di altri atti di assenso, perché dobbiamo metterci dal punto di vista del cittadino e capire se prendere in considerazione tutto quello di cui abbiamo bisogno per realizzare quell'iniziativa. Unificare il procedimento vuol dire avere un solo titolo abilitativo che comprende tutti gli atti abilitativi previsti dalle singole norme di settore, un solo punto di contatto e quindi avere un solo sportello unico che gestisce l'intero procedimento e che è l'unico interlocutore del cittadino per tutti gli adempimenti a cui è soggetto, e un solo iter amministrativo, e questa è la sfida più difficile, che è quella che è stata in parte colta con l'introduzione dell'articolo 19 bis, cioè raccordare i diversi adempimenti, perché noi in Italia abbiamo un corpus normativo veramente elefantiaco e non esiterei a definire anche caleidoscopico, nel senso che abbiamo 1.000 norme settoriali, ognuna delle quali, oltre a prevedere la necessità di un titolo abilitativo, prevede anche delle disposizioni procedurali peculiari. Il codice dell'ambiente, visto l'argomento specifico di oggi, è in particolare un esempio veramente illuminante di questo, perché di tutte gli adempimenti, i titoli abilitativi che sono previsti nel codice dell'ambiente, per ognuno abbiamo una disciplina particolare. Raramente troviamo comunicazioni semplici o autorizzazioni semplici. Abbiamo tempistiche, abbiamo fasi procedimentali, abbiamo comunicazioni preventive con preavviso, abbiamo richieste di autorizzazioni, o meglio, sono delle comunicazioni che poi acquisiscono quasi un'efficacia di autorizzazione dopo il decorso di un certo termine. Lo vediamo poi nell'ultima parte quando passiamo in rassegna le previsioni del 222. Comunque, voglio dire, queste disposizioni, che siano quelle in materia di conferenza di servizi, di SCIA unica e di SCIA condizionata, hanno come obiettivo quello di cercare di omogeneizzare, di portare sintesi e di raccordare queste disposizioni. E quindi, in estrema sintesi, di consentire al cittadino di acquisire un titolo abilitativo unico, secondo una strada diversa
da quella che è disegnata dalle singole norme di settore. Per cui, corollario di questo principio è che molto spesso l'obiezione che viene fatta quando ci troviamo ad applicare una norma come quella sulla conferenza di servizi o come quella sulla SCIA unica, nel concreto a casi di procedimenti che sono normati da specifiche norme di settore che non sono state espressamente modificate o adeguate, è quello che ci troviamo di fronte a dei contrasti normativi, a delle discrasie, per cui la norma settoriale mi dice una cosa che appare in contrasto con la disciplina della conferenza di servizio o della norma generale sulla semplificazione. Ebbene, in realtà questo contrasto, nella stragrande maggioranza dei casi, è un contrasto solo apparente, perché laddove io sono all'interno di una conferenza di servizi, per esempio, sto seguendo un procedimento che è normato in maniera specifica e che prevede delle fasi, delle tempistiche, delle modalità procedurali che, gioco forza, sono diverse da quelle delle singole normative di settore. Per cui non dobbiamo, come dire, fare l'errore di ritenere che possiamo applicare la disposizione settoriale, o meglio, la disposizione generale sulla conferenza dei servizi solo dove questa è stata espressamente raccordata con la disciplina settoriale, come nel caso della VIA, come nel caso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dove la norma di settore già contiene il chiamo alla conferenza dei servizi. In realtà dobbiamo applicarlo sempre, però in quel caso stiamo seguendo una strada procedurale che è quella della conferenza dei servizi, che è diversa da quella ordinaria prevista dalla norma di settore. Per cui o stiamo seguendo l'una o stiamo seguendo l'altra. Non dobbiamo pretendere di rispettare contemporaneamente le due strade procedurali, perché se pretendiamo questo, lì nascono i problemi. E non riusciamo in qualche modo a raccordare e quindi a gestire efficacemente il procedimento. Ma di questo parleremo abbondantemente anche nel webinar del 6 novembre, dove approfondiamo la conferenza di servizi. Quindi qui ci dice: se per lo svolgimento appunto di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello unico. L'amministrazione che riceve la SCIA, questa è una novità, è stato chiarito. Quando abbiamo uno sportello unico che riceve una pluralità di SCIA e di comunicazioni, dopodiché cosa fa? Trasmette questa documentazione a tutte le amministrazioni coinvolte per i controlli, le quali, nel caso di controlli che non abbiano un esito positivo, deve sempre trasmettere la proposta motivata per l'adozione dei provvedimenti allo sportello unico che ha ricevuto la SCIA, cioè le singole amministrazioni coinvolte in un procedimento di SCIA unica non possono agire direttamente a emettere i provvedimenti di conformazione dell'attività alla normativa vigente o anche provvedimenti inibitori col divieto di prosecuzione dell'attività, ma devono sempre rapportarsi con lo sportello unico che sta coordinando quel procedimento e mandargli una proposta motivata per l'adozione del provvedimento a seguito del quale lo sportello unico procederà. E il caso, se vogliamo fare un esempio, supponiamo di avere una SCIA edilizia collegata con, ad esempio, una comunicazione per il riutilizzo di terre rocce da scavo. Potremmo rientrare in questo caso di SCIA unica, anche se ho citato proprio un esempio che non è, che non è contenuto nella ricognizione del decreto legislativo 222, ma è un caso che anche a me è capitato diverse volte. In un caso del genere, l'amministrazione ricevente, quella competente a ricevere la comunicazione sull'utilizzo di terre rocce da scavo, deve ricordarsi che non può procedere direttamente, ma deve sempre chiedere l'adozione del provvedimento allo sportello unico. Mentre nel caso di SCIA condizionata, quando abbiamo dentro uno stesso procedimento unico sostanzialmente una SCIA e atti di assenso comunque denominati o pareri di uffici e amministrazioni, l'interessato presenta la relativa istanza contemporaneamente e contestualmente alla SCIA, sempre allo sportello unico.
E in questo caso, ci dice sempre l'articolo 19 bis, il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi. Ora, qui ci sono due scuole di pensiero sull'interpretazione di questa disposizione, perché vedete, nella SCIA condizionata espressamente il legislatore fa un richiamo alla conferenza dei servizi di cui all'articolo 14. Quindi c'è chi ritiene che il richiamo all'articolo 14 sia da intendersi comprensivo delle condizioni per l'indizione della conferenza dei servizi contenute nello stesso articolo 14 che vediamo tra un attimo. E c'è chi ritiene che invece il fatto di richiamare tout court la conferenza di servizi significa che in tutti i casi in cui abbiamo una SCIA condizionata, quindi SCIA più atti di assenso espressi, debba sempre essere indetta una conferenza di servizi. In realtà, questo obbligo di indizione della conferenza di servizi, la norma non è contenuta in maniera espressa, per cui di fatto c'è un richiamo all'articolo 14, personalmente ritengo più corretto o ritenere che comunque i casi di indizione obbligatoria siano sempre quelli dell'articolo 14. Ci sono ancora delle modifiche alla disciplina della SCIA che volevo sottolineare, che sono sempre state apportate dal decreto 126, perché nonostante, come vi dicevo prima, la SCIA non sia applicabile ai procedimenti in materia ambientale, tuttavia ci dice che l'amministrazione competente adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Poi ci dice ancora che quando è possibile conformare l'attività, l'amministrazione competente emette un provvedimento di conformazione, quindi invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie e fissando un termine non inferiore a 30 giorni. Di regola, quando si emette un provvedimento di conformazione, non c'è un effetto sospensivo del titolo abilitativo dell'attività, per cui io impongo al cittadino di provvedere entro un termine prefissato, ma nel frattempo il privato può continuare a esercitare la propria attività o il proprio intervento edilizio nel caso in cui sia un intervento di questo genere. Però la norma continua dicendo: con lo stesso atto motivato con cui io impongo di adeguarsi e quindi di conformarsi alla normativa vigente in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico sensibile, quindi in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, eccetera, con lo stesso atto motivato l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. Questo è importante dal punto di vista delle autorità competenti in materia ambientale. Letto in raccordo con la disciplina della SCIA unica dell'articolo 19 bis, perché, come vi dicevo prima, supponiamo, torniamo all'esempio che vi ho fatto prima, di una SCIA edilizia con comunicazione di riutilizzo di terreno roccia da scavo. Quando dovessi avere un pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, quindi l'autorità ambientale, in questo caso competente che riceve la comunicazione, può segnalare la presenza di questo pericolo allo sportello unico procedente affinché provveda a un ordine di conformazione dell'attività sospendendo nel contempo l'attività. Questo voglio dire, nel momento in cui io mi ritrovo all'interno di un procedimento unico in cui c'è una pluralità di SCIA, comunicazioni o atti di assenso comunque denominati, è importante che, voglio dire, che soprattutto le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili come quello in materia ambientale tengano presente che in caso di pericolo si può richiedere la sospensione dell'attività. Tenete presente che lo sportello unico che riceve la pratica e coordina il procedimento normalmente è un coordinatore procedurale, per cui non effettua valutazioni di merito, difficilmente dispone la sospensione sulla base di una valutazione propria, agisce in base a quello che le altre amministrazioni partecipanti gli richiedono, tant'è che nell'articolo 19 bis mi parla di proposte motivate, cioè
Cioè, nel momento in cui si interviene in qualità di autorità competente dentro un procedimento di scia unica, bisogna dire al SUAP che cosa effettivamente deve fare, allo sportello unico che cosa deve fare, motivando, non basta segnalare semplicemente l'esito negativo delle verifiche. In questo senso ve l'ho voluto segnalare. Poi, sempre l'articolo 18 bis, che è stato introdotto da 126, prevede l'obbligo di rilascio immediato della ricevuta. E prevede anche che nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini per le verifiche, quindi quelli degli articoli 19,3 e 20,1, l'articolo 20 è l'articolo sul silenzio assenso, quindi la decorrenza delle verifiche sulla scia e del silenzio assenso, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o comunicazione da parte dell'ufficio competente. Questo vuol dire due cose. Nel caso dei procedimenti gestiti da uno sportello unico, che i termini per l'effettuazione delle verifiche decorrono integralmente dal momento in cui l'ufficio competente per le verifiche riceve effettivamente la scia o la comunicazione da parte dello sportello unico, e che nel caso di indirizzamento errato da parte del cittadino, nel senso che il cittadino invia l'istanza, la scia ad un ufficio diverso da quello competente, soprattutto all'interno della medesima amministrazione, deve essere reindirizzato a cura dell'ufficio che erroneamente l'ha ricevuto a quello effettivamente competente, e da quel momento decorrono i tempi per le istruttori. Non si può, diciamo, rigettare dicendogli indirizzalo all'ufficio giusto, lo dobbiamo girare automaticamente. Per quanto riguarda la conferenza di servizi, oggi voglio solo farvi una panoramica molto veloce, perché sarà oggetto nello specifico del webinar del 6 novembre. Il decreto legislativo 127 del 2016 ha riformato completamente l'istituto della conferenza dei servizi, riordinando innanzitutto le diverse tipologie di conferenza dei servizi, quindi la preliminare, l'istruttoria e la decisoria, e poi prevedendo due modalità sostanzialmente diverse per la gestione della conferenza dei servizi, oltre alla forma simultanea, la modalità sincrona, che è, diciamo, la forma storica della conferenza dei servizi con una riunione che può essere in presenza o telematica fra i vari soggetti coinvolti. È stata introdotta la conferenza asincrona, che non prevede riunione, che è sostanzialmente una modalità secondo cui ogni amministrazione coinvolta trasmette le proprie determinazioni in maniera autonoma, senza, diciamo, un momento collegiale di confronto. L'introduzione della conferenza asincrona è stata voluta dal legislatore nella consapevolezza che il numero delle conferenze di servizi che venivano convocate precedentemente all'introduzione di questa riforma era eccessivo, per cui le amministrazioni effettivamente non riuscivano a partecipare a tutte le conferenze di servizi a cui erano convocate. E questo, da un lato, creava un problema perché giustamente, soprattutto per le amministrazioni con una competenza territoriale vasta, come dire, il proliferare delle conferenze di servizi che erano già prima e sono tuttora lo strumento più avanzato per la semplificazione, soprattutto dei procedimenti complessi, non consentiva un'adeguata, diciamo, azione da parte delle pubbliche amministrazioni, perché non potevano dividersi tra troppe conferenze di servizi. Ma di questo parleremo meglio al prossimo appuntamento. La conferenza di servizi, quindi dicevo, è stata disciplinata in maniera differente per quanto riguarda la preliminare, l'istruttoria e la decisoria. La preliminare si esprime su uno studio di fattibilità per progetti di particolare complessità, viene avviata su richiesta motivata e non vincolante dell'interessato, e avviene normalmente con modalità asincrona e con tempi ridotti fino alla metà, e non ha una determinazione conclusiva. Essendo una conferenza preliminare, non si conclude con una determinazione che costituisce titolo autorizzatorio.
ma consente nel successivo procedimento, nel caso di esito favorevole, ovviamente della conferenza preliminare, il successivo procedimento autorizzatorio si procede direttamente in modalità sincrona e ci si può discostare dai pareri espressi nella conferenza preliminare solo in presenza di elementi significativi emersi successivamente. Poi abbiamo la conferenza istruttoria, anche questa è facoltativa. Come vedete, sia la conferenza preliminare che la conferenza istruttoria hanno una natura facoltativa, cioè possono essere richieste, ma non c'è un obbligo di procedere in conferenza di servizi. La conferenza di servizi istruttoria ha diciamo, una forma più libera, perché è volta a svolgere un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, la può chiedere, voglio dire, può essere indetta su iniziativa dell'amministrazione precedente, ma lo può chiedere anche l'interessato e lo può chiedere anche un'altra amministrazione coinvolta in quel procedimento. Ma non c'è in ogni caso un obbligo di procedere e non solo, ha anche una sostanziale libertà di definizione delle modalità da parte dell'amministrazione precedente. Mentre la conferenza preliminare e quella decisoria hanno delle modalità stabilite, quindi si svolgono in modalità asincrona o sincrona a seconda di quello che è il caso che la norma prevede, e questo lo vedremo meglio il 6 novembre, nella conferenza istruttoria l'amministrazione può liberamente scegliere le modalità per gestire questa conferenza di servizi. La conferenza decisoria invece ha dei casi che sono obbligatori. Ha modalità di svolgimento che sono definite vincolanti, comprese le tempistiche, e si conclude con una determinazione che sostituisce ogni atto di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti. Per cui quella che ci interessa più di tutte, ai fini, voglio dire, procedimentali, è sicuramente la conferenza decisoria, che è appunto normata in maniera più specifica. Quello che è importante comprendere a livello di principi generali della conferenza dei servizi, come vi anticipavo prima, è che la conferenza dei servizi è una differente modalità di esercizio del potere che la legge attribuisce a ogni amministrazione coinvolta. Cioè, ogni amministrazione che è competente al rilascio di un determinato parere, di una determinata autorizzazione o via dicendo, ha normalmente una norma settoriale che disciplina le modalità con cui questo parere, questa autorizzazione deve essere rilasciata, con tutte le sequenze e le tempistiche. Nel momento in cui quello stesso atto di assenso non deve essere espresso, come dire, come un atto a sé stante, ma confluisce in un procedimento più ampio per cui viene indetta una conferenza di servizi, l'amministrazione che è competente al rilascio di quell'atto è tenuta ad effettuare le medesime verifiche e le medesime controlli, diciamo, di conformità sui presupposti e requisiti che sono legittimanti secondo la norma per l'ottenimento di quel determinato titolo abilitativo, ma deve operare non secondo lo schema previsto, dalla norma settoriale, ma secondo lo schema procedimentale proprio della conferenza dei servizi. Quindi, seguendo, le tempistiche, le modalità anche per l'espressione dei pareri e per la formazione del titolo abilitativo. Le più grandi complicazioni nella gestione delle conferenze di servizi nascono proprio quando si cerca di seguire contemporaneamente la disciplina della conferenza di servizi e la disciplina procedurale prevista dalla norma di settore, perché questo molte volte non è possibile, perché ci sono dei tempi, delle fasi che non corrispondono e proprio sulle fasi. Cioè, la conferenza dei servizi sostanzialmente è uno strumento che mira a ridurre i tempi di conclusione del procedimento, sicuramente, ma in che modo? Favorendo il fatto che le verifiche vengano compiute contemporaneamente da tutte le amministrazioni coinvolte. Cioè, mentre nello schema classico io mi trovavo molto spesso delle sequenze per cui un soggetto doveva esprimersi prima di un altro, che doveva esprimersi a sua volta prima di un altro. Nella conferenza dei servizi tutti i soggetti sono chiamati a esprimersi in contemporanea e questo consente ovviamente la riduzione dei tempi perché i tempi a disposizione delle singole amministrazioni non si sommano ma decorrono in parallelo anziché in sequenza, ma necessariamente impone anche di superare quelle sequenze che sono previste nella disciplina settoriale.
Vedete, questa è una sentenza della Corte Costituzionale del 2012 che definisce la conferenza dei servizi un modulo procedimentale organizzativo suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi e nel contempo un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. Consente l'assunzione concordata di determinazioni sostitutive a tutti gli effetti di concerti intese e assensi pareri nulla osta richiesti da un procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge. E dopo ci dice ancora, vedete, che la legge l'ha introdotto non tanto per eliminare uno o più atti, quanto per rendere contestuale quell'esame da parte di amministrazioni diverse che nella procedura ordinaria sarebbe destinato a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta in fasi distinte. La Corte Costituzionale ci sta dicendo, guardate che non dobbiamo seguire le fasi così come le dovremmo seguire nel procedimento ordinario, devono essere gestite contestualmente. E questo ce lo rende possibile il fatto che non ho più singoli atti di assenso, singole autorizzazioni, come voglio dire, autonomamente efficaci, ma vengono sostituite da determinazioni conclusive sostitutive. E questo ci consente di superare, voglio dire, anche quella autonomia che ogni autorizzazione di competenza delle amministrazioni partecipanti doveva avere secondo la norma di settore, che era quella che imponeva poi la sequenza dei diversi atti del procedimento. Cioè, se io mi trovo in conferenza di servizi, ad esempio, con un'autorizzazione paesaggistica e un permesso di costruire, se io seguo la norma di settore, so che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, e quindi questo. Da questo discende il fatto che l'ufficio tecnico competente al rilascio del permesso di costruire non mi può rilasciare, in un procedimento normale, il permesso di costruire prima di aver acquisito l'autorizzazione paesaggistica. Se io sono dentro una conferenza di servizi, le due cose devono andare in parallelo. Però sia la regione, poniamo, competente in materia di autorizzazione paesaggistica, che l'ufficio tecnico comunale competente al rilascio del permesso di costruire, agiscono in contemporanea, ma non devono all'interno della conferenza dei servizi rilasciare un provvedimento autonomo, avente autonoma efficacia, perché ogni atto di assenso di propria competenza è sostituito dalla determinazione conclusiva. Questo consente di far andare in parallelo le istruttorie dei diversi endoprocedimenti, passatemi il termine, perché vengano sostituiti da un'unica determinazione finale che li ricomprende contemporaneamente tutti. Che poi è lo stesso concetto, questo, che era già stato previsto dalla Corte Costituzionale nella famosa sentenza 340 del 2000 sullo sportello unico, dove ancora una volta ci dice che quelli che dentro un procedimento unico gestito dallo sportello unico, quelli che erano in precedenza autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano atti istruttori alla fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo. Questo è un concetto che la Corte Costituzionale riporta in generale sul procedimento unico, ma che calza perfettamente a quello che viene gestito all'interno di una conferenza dei servizi. Giusto questo come principio, come vi dicevo prima, la conferenza dei servizi decisoria di regola, per la legge si svolge in modalità asincrona. La legge lo configura in modo tale che ogni qualvolta non ci sono problemi per cui la fase asincrona, rileva in maniera, univoca l'ammissibilità o la non ammissibilità dell'intervento, la fase asincrona consente la conclusione immediata del procedimento, per cui alla fase asincrona segue direttamente il rilascio della determinazione conclusiva.
dove la fase asincrona non sia risolutiva perché sono emersi delle problematiche superabili o perché comunque non tutto o perché sono necessarie modifiche sostanziali al progetto, alla fase asincrona segue una fase sincrona, quindi con una riunione in presenza, a cui segue il rilascio del provvedimento. La norma prevede anche che in casi particolari, cioè in casi di particolare complessità, si possa saltare la fase asincrona e convocare direttamente la conferenza dei servizi in seduta simultanea. Entriamo nel merito di questi singoli aspetti nel prossimo webinar. Quello che mi interessava oggi era dare, diciamo, i principi generali della conferenza dei servizi, perché rientrano sempre nell'argomento dei principi generali della riforma di cui parliamo. Per quanto riguarda l'obbligo di indizione della conferenza dei servizi, qui però inverto le slide, abbiamo nel campo ambientale alcuni casi in cui la disciplina settoriale prevede già di per sé l'obbligo di diciamo di gestione del procedimento attraverso una conferenza dei servizi, che molto spesso è anche peculiare perché ha delle regole di funzionamento che sono diverse dalla generalità delle conferenze dei servizi. Questo lo troviamo nella VIA, per cui la conferenza dei servizi è tipicamente sincrona per come è previsto dalla disciplina di settore. Lo troviamo nell'AIA, e anche qui la conferenza dei servizi si svolge in modalità sincrona. Lo troviamo per quanto riguarda l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti all'articolo 208 del codice dell'ambiente, questa è proprio una conferenza di servizi che è disciplinata in maniera peculiare dal codice dell'ambiente perché ha delle modalità di funzionamento che sono specifiche. Lo troviamo per quanto riguarda la bonifica dei siti contaminati, anche qui la disciplina. Anche qui la disciplina è speciale perché è peculiare. Troviamo il richiamo alla conferenza dei servizi anche per quanto riguarda l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera dell'articolo 269, anche se poi in realtà questa confluisce nell'AUA, che sarà oggetto del terzo webinar che faremo il 22 novembre. E troviamo il richiamo alla conferenza di servizi nella disciplina dell'AUA, che in realtà non prevede sempre un obbligo di indizione della conferenza dei servizi e non prevede una forma specifica per cui la conferenza dei servizi in materia di AUA può essere asincrona o sincrona, ma sull'AUA ci torneremo nel webinar dedicato. Ora, quello che mi interessa chiaramente qui sottolinearvi è che oltre a questi casi che vi ho sottolineato, che sono casi in cui la normativa ambientale richiama l'istituto della conferenza di servizi, ci si può trovare a gestire un procedimento in conferenza di servizi anche in altri casi, anche dove la norma di settore non fa nessun richiamo alla conferenza di servizi, secondo i principi generali che sono contenuti nell'articolo 14 della 241, che ci dice che la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta. Quindi vedete, c'è un obbligo. Ogni volta che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di una pluralità di atti di assenso resi da diverse amministrazioni o gestori di servizi pubblici. Quindi sostanzialmente c'è un obbligo di indire la conferenza di servizi ogni volta che ci troviamo più di un atto di assenso di competenza di più di un'amministrazione. Devono verificarsi contemporaneamente queste due condizioni. Ci vuole la pluralità di atti di assenso e la pluralità di amministrazioni coinvolte. Perché dove io avessi più atti di assenso della stessa amministrazione non avrei l'obbligo, laddove avessi più amministrazioni coinvolte ottenere un unico provvedimento, come può essere il caso della paesaggistica, che ha diverse amministrazioni coinvolte per un unico provvedimento, lì non abbiamo l'obbligo di indizione della conferenza dei servizi. Oppure, questo è un pochino più complicato,
quando l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni pubbliche. E qui la conferenza è convocata su richiesta dell'interessato da una delle amministrazioni precedenti. Cioè, nel primo caso, la differenza è che nel primo caso io ho un procedimento unico per la cui conclusione è necessario acquisire una pluralità di assensi. Nel secondo caso è quando l'attività, vedete sempre il punto di vista del privato, quando per quello che il privato vuole fare ci vogliono più atti di assenso, comunque denominati da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni. Anche qui non dobbiamo guardare. Per comprendere se sussistano questi presupposti, non dobbiamo guardare il procedimento dal punto di vista della pubblica amministrazione, perché se lo guardiamo dal nostro punto di vista di ufficio di settore coinvolto per rilasciare un singolo atto, per il rilascio del nostro atto, spesso e volentieri non sono coinvolti altri soggetti, è un singolo atto. Il problema è, dal punto di vista del cittadino, per realizzare quell'iniziativa ha bisogno invece di una pluralità di atti. Mi è capitato tante volte di discutere con amministrazioni competenti, ad esempio, mi ricordo una volta avevamo fatto una riunione con alcune province competenti in materia di emissioni in atmosfera, dove loro mi dicevano: ma in realtà nel mio procedimento non è mai coinvolto nessuno, è sempre un procedimento a sé stante. E io gli avevo risposto in maniera un po' provocatoria che non avevo ancora conosciuto nessun imprenditore che era interessato ad avviare un'impresa per fare fumo, nel senso che, visto dalla propria ottica, era un'autorizzazione a sé stante. Vista dall'ottica del cittadino, se qualcuno produce emissioni in atmosfera, evidentemente l'iniziativa non consiste nel produrre emissioni in atmosfera, consiste nell'avviare uno stabilimento che produce anche emissioni in atmosfera, ma che presumibilmente per esercitare quell'attività ha bisogno anche di altre autorizzazioni. Ok, fin qui la conferenza di servizi. Adesso facciamo brevemente una carrellata prima di provare a rispondere un po' alle domande che nel frattempo vedo avete inviato sul decreto legislativo 222 del 2016. Come vi accennavo prima, la legge 124 contiene una delega al governo in materia di riordino della disciplina della SCIA. Ma non solo, la cosa più ambiziosa che la legge ha delegato al governo è quella di effettuare una ricognizione per comprendere effettivamente tutti i casi in cui si applica il regime dell'autorizzazione, il regime della comunicazione, il silenzio assenso e via dicendo. Perché la grande difficoltà consiste nel fatto che tutte le norme di semplificazione che si sono succedute negli anni, comprese quelle in materia di silenzio assenso, quelle in materia di prima VIA, poi SCIA, sono norme di carattere trasversale. Cosa vuol dire? Sono norme che valgono a norma di settore invariata. Per cui, laddove l'articolo 19 della 241 mi dice ogni autorizzazione è sostituita da una segnalazione certificata di inizio attività, la stessa norma muove dal presupposto che la norma di settore continui a prevedere la necessità di un'autorizzazione e trasversalmente prevede la sostituzione con una SCIA. La difficoltà operativa è proprio quella di comprendere a quali norme di settore effettivamente si applichi quella disposizione trasversale. È una ricognizione che già nei decreti risalgono già qualche anno fa, quando diciamo c'era il governo Monti, erano state date delle deleghe al governo per effettuare questa ricognizione che non era mai stata fatta. È stata fatta col decreto legislativo 222, con cui sono stati, diciamo, è stata fatta una prima ricognizione perché la tabella allegata al 222, come vi sarete resi conto tutti, non è esaustiva, ma contiene un gran numero comunque di attività e di titoli abilitativi che ha cercato di, perdonate il carattere piccolo, che ha cercato di codificare riportandoli a degli schemi procedurali che sono quelli previsti dalla norma. Per cui la comunicazione, SCIA unica, SCIA condizionata, autorizzazione. E autorizzazione più SCIA, cioè ha cercato questo decreto, oltre a dirci
voglio dire, a quale istituto effettivamente si applica, quale tipologia di procedimento si applica, di cercare di omogeneizzarli, perché come vi dicevo prima, ogni norma prevede una procedura a sé stante, se voglio dire, l'esigenza è quella di riportarle e di diminuire il numero anche di schemi procedurali, riportandole a delle tipologie codificate. Entrando nel merito della tipologia, diciamo dei provvedimenti ambientali, abbiamo tutta una serie di autorizzazioni, cioè di titoli abilitativi che sono contemplati nella tabella del 222. La prima è l'AIA, va bene, sul rilascio dell'AIA prevede l'autorizzazione, su questo nessuno, diciamo, aveva dei dubbi. Per esempio, vi faccio notare, diciamo, in questa tabella le cose che si discostano forse da quello che ci saremmo aspettati, considerando la norma di settore. Per esempio, la modifica non sostanziale di impianti già in possesso di AIA, nella norma di settore che cosa mi dice? Mi dice che c'è una comunicazione all'autorità competente per le modifiche non sostanziali e che può essere fatta. Se decorsi 60 giorni, l'autorità competente non si esprime diversamente, quindi non ritiene di aggiornare l'autorizzazione o non ritiene che la modifica sia sostanziale. È questa una tipologia di procedura peculiare perché trova corrispondenza in simili autorizzazioni di tipo ambientale, ma non trova corrispondenza in generale in tipologie di procedimento. Vedete, è stata ricondotta come autorizzazione con silenzio assenso, nonostante di fatto nella norma di settore io mi trovo una comunicazione con efficacia differita. Ma siccome nel 222 la comunicazione è stata codificata come un istituto che ha un'efficacia immediata, per consentire come dire, l'efficacia differita è stata riportata ad un'autorizzazione con silenzio assenso. Questo, se volete, come corollario, consente anche all'autorità competente di rilasciare un atto di assenso precedentemente al decorso dei 60 giorni per consentire prima di effettuare l'intervento, perché dove c'è silenzio assenso vuol dire che cioè, il silenzio assenso da solo non sussiste. Il silenzio assenso sussiste sempre quando c'è un atto di assenso espresso che non viene espresso nei termini che la norma prevede. Per la VIA prevede sempre il regime dell'autorizzazione sia per la procedura di VIA propriamente detta che per la procedura di verifica di assoggettabilità, ma su questo direi che non ci sono sorprese. Per quanto riguarda l'AUA, anche qui per la modifica non sostanziale dell'AUA prevede lo stesso meccanismo di autorizzazione con silenzio assenso, nonostante anche qui, se andiamo a guardare la norma, il DPR 59 del 2013, prevede sempre una comunicazione che consente di eseguire la modifica se l'autorità competente non si esprime entro 60 giorni. Questo consente anche di esprimersi ovviamente prima. Per quanto riguarda ancora le emissioni in atmosfera, vedete, è prevista l'autorizzazione per l'autorizzazione 269, non ci piove. La messa in esercizio dello stabilimento è prevista la comunicazione così come prevede il codice dell'ambiente. La modifica non sostanziale, anche qui abbiamo la medesima procedura che abbiamo già visto per l'AIA e per l'AUA e lo codifica con la tipologia di autorizzazione con silenzio assenso. E la stessa cosa fa per quanto riguarda le attività in deroga di cui all'articolo 272,2 soggetti ad autorizzazione di carattere generale. Anche qui, se andiamo a guardarci la norma e mi dice che si fa una domanda di adesione da presentare almeno 45 giorni prima, qui è una procedura tutta particolare perché la norma in realtà mi dice che fa una domanda almeno 45 giorni prima, ma che in 45 giorni l'autorità ricevente può negare l'adesione nel caso in cui non la ritenga conforme. Anche questa è stata codificata nella tipologia di autorizzazione silenzio assenso, che quindi consente di riportare voglio dire, un'autorizzazione anche precedentemente al decorso dei 45 giorni. Qui stiamo parlando di gestione dei rifiuti, per cui l'iscrizione all'albo nazionale è soggetta ad autorizzazione, il rinnovo a comunicazione, così come
così come ci dice la norma. La realizzazione di nuovi impianti di cui all'articolo 208 e seguenti è soggetta sempre ad autorizzazione. Quando diamo autorizzazione vuol dire che non si può formare silenzio assenso. Ricordiamoci che il silenzio assenso, di questo parleremo anche il 6 novembre, è escluso dall'applicazione dell'articolo 20 della 241, per cui in materia ambientale il silenzio assenso non si forma, salvo ovviamente i casi in cui la norma settoriale, quindi il decreto legislativo 152 o le altre norme di settore, prevedono espressamente che si formi in silenzio assenso. Per quanto riguarda l'impatto acustico, anche qui i casi in cui le emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti, in realtà la norma non prevede solo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che è stata ricondotta alla fattispecie della comunicazione, così come la valutazione previsionale del clima acustico. Vediamo se anche qui sugli scarichi c'è qualcosa a segnalare. Mi pare che anche qui le comunicazioni sono assolutamente coincidenti con quelle che prevede il codice dell'ambiente. No, volevo segnalare, sono solo un caso in cui di queste comunicazioni, però forse non è qui. No, niente, lo smaltimento di rifiuti organici in fognatura è soggetto a comunicazione da parte dell'installatore, dal rivenditore al gestore del servizio idrico. L'approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al pubblico acquedotto è sempre soggetto a comunicazione, mentre gli altri casi sono soggetti ad autorizzazione. Per quanto riguarda le dighe, anche qui abbiamo un'autorizzazione con silenzio assenso che è previsto in 6 mesi dalla norma di settore, quindi dal codice dell'ambiente, e anche qui abbiamo casi di comunicazione e di autorizzazione con silenzio assenso solamente per l'utilizzo da parte dei consorzi di bonifica irrigui delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo. Lo prevede anche qui perché se andiamo a guardarci il codice dell'ambiente, lo prevede l'articolo 166, che trascorso il termine di 120 giorni la domanda si intende accettata. Io diciamo come ricognizione avrei anche finito. Adesso vediamo un attimino dare spazio alle domande che mi avete imposto. Allora, intanto vedo, l'ASL ha chiesto al SUAP di fornire la planimetria dei locali relativa ad una notifica sanitaria di un nuovo esercizio di pizzeria al taglio. Il comune deve fornirla. Il comune assolutamente non è tenuto, non solo non deve fornirla, ma non può chiederla al cittadino, perché secondo quanto vi dicevo prima, per quello che prevede il decreto legislativo 126, i moduli approvati, i moduli della modulistica unificata e standardizzata che sono stati approvati a livello nazionale individuano per tutto il territorio nazionale i dati e i documenti che possono essere richiesti, quindi non quelli che devono essere richiesti, ma quelli che possono essere richiesti. Non si può chiedere nulla in più rispetto a quello che è indicato in quella modulistica. E come vi dicevo prima, c'è addirittura la sanzione per chi dovesse chiedere documenti ulteriori, per cui assolutamente no. La richiesta di autorizzazione per un taglio di lotto boschivo privato, a suo parere, deve passare dal SUAP. Da un taglio di un lotto boschivo privato dipende se è connesso con l'attività di un'impresa oppure no, perché a rigore, se fosse connesso con l'attività con l'esercizio di un'attività di impresa, come da principi generali, sì, dovrebbe ritenersi di competenza del SUAP, però bisognerebbe capire un po' meglio i presupposti, magari se ce lo scrive a margine, vediamo di approfondire il caso. Poi vedo cosa significa inizio dell'attività. Signora Consiglio, cosa significa inizio attività, attività del proponente o attività della conferenza dei servizi? Forse non capisco la domanda perché purtroppo le domande le vedo in differita rispetto a quando voi le avete inserite, per cui non comprendo a che cosa si stava riferendo.
Ecco, qual è la differenza tra conformazione e integrazione? Per attestazioni non veritiere cosa si intende? Il mero accertamento da parte dell'ufficio si deve attendere la pronuncia del giudice a seguito di denuncia di false autocertificazioni? Allora, questa è una domanda sicuramente interessante. La differenza tra conformazione e integrazione è abbastanza sostanziale, nel senso che quando io chiedo un'integrazione documentale, la chiedo perché mi manca un documento. Ma il fatto che mi manchi un documento non significa che l'attività non sia conforme alla norma. Mi serve semplicemente un documento in più per verificare che l'attività sia conforme alla norma. Per cui, per chiedere un documento integrativo, non devo fare un provvedimento di conformazione, devo chiedere semplicemente l'integrazione. La conformazione la vado a richiedere quando, dalle verifiche che ho effettuato, a seguito della SCIA, ho rilevato che non sussiste la piena conformità dell'attività rispetto alle previsioni normative. Per cui vado a imporre un vero e proprio adeguamento al privato in modo da rendere l'attività pienamente conforme alla norma. Per quanto riguarda le attestazioni non veritiere in quello che prevede l'articolo 19 della 241, chiaramente non può che riferirsi ad un'attestazione non veritiera palese, evidentemente, rilevata dall'ufficio procedente, anche perché stiamo parlando sempre di, voglio dire, di atti che devono essere emessi in un termine di 30 o 60 giorni, per cui non è plausibile ritenere che si riferisca esclusivamente ai casi di pronuncia del giudice, perché quella interviene ovviamente molto dopo. È ovvio che il fatto che noi riteniamo la dichiarazione non veritiera non necessariamente comporta una condanna nei confronti di chi ha reso quella dichiarazione, perché ci deve essere ovviamente un intervento del giudice. Però, per quanto riguarda la dicitura dell'articolo 19 della 241, ovviamente si riferisce a un accertamento, per quanto possibile, ovviamente d'ufficio. Scusa Massimo, intervengo perché in chat Demetrio qui ha Sì. fatto riferimento alla domanda 2, cioè in riferimento alla domanda sulla SUAP. Per il taglio boschivo, il privato proprietario del bosco, ottenuta l'autorizzazione al taglio, vende il legname alla ditta boschiva utilizzatrice. Non so se ti serve questo incipit per la domanda che aveva fatto in chat. Però il privato proprietario del bosco devo presupporre che non sia un commerciante, quindi non sia un imprenditore, è semplicemente un soggetto che è proprietario di quel terreno che vende il legname. È una bella domanda, però detta così non mi pare che ci siano i presupposti per ritenere che sia di competenza del SUAP, anche perché, voglio dire, per una cosa del genere l'unica autorizzazione che mi viene in mente è quella della normativa in materia di vincolo idrogeologico e forestale, per cui francamente non ci vedo neanche l'opportunità di, a meno che non ci sia probabilmente un'autorizzazione paesaggistica per quanto riguarda il vincolo, allora ci potrebbero essere i presupposti, però non vedo l'imprenditorialità in quello che... In quello che mi che, voglio dire, nella domanda, anche perché è vero che è l'acquirente che è la ditta, ma lui è semplicemente il proprietario. Poi vediamo. Chiedo cortesemente di esplicitare il concetto di determinazione dell'amministrazione di settore coinvolta nella conferenza dei servizi. Allora, su questo argomento approfondiamo assolutamente nel prossimo webinar del 6 novembre, perché lì andiamo proprio a entrare un attimino più nel merito. Quello che vi posso anticipare è sicuramente che è una determinazione che non ha un'efficacia autonoma, non può averla proprio perché è sostituita dalla determinazione conclusiva che viene emessa al termine della conferenza dei servizi dall'amministrazione precedente. È proprio questo che consente di andare in parallelo anziché in serie. Perché se io, cioè la conferenza asincrona, per come è stata introdotta, è uno strumento in cui io ho tanti soggetti che si esprimono contemporaneamente ed è facilmente confondibile con uno schema per cui ogni amministrazione segue il proprio procedimento. Secondo norma di settore, manda e alla fine manda all'amministrazione precedente l'atto finale del proprio procedimento.
Ma se fosse così, avremmo, come dire, scoperto l'acqua calda, perdonate il termine un po' colloquiale, ma è qualcosa di un po' più sottile, un po' diverso, perché se facessimo così, ogni amministrazione coinvolta dovrebbe gestire un procedimento sostanzialmente a sé stante, dovrebbe coordinare anche i pareri che a sua volta sono presupposti al rilascio della propria autorizzazione fino ad emettere il provvedimento di propria competenza. Invece, l'effetto sostitutivo che il legislatore prevede della determinazione conclusiva della conferenza rispetto ai singoli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte consente di affermare che c'è solo un provvedimento che ha efficacia, che è il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi, e quindi le singole determinazioni delle amministrazioni sono atti endoprocedimentali di per sé privi di efficacia autonoma, e questo consente di potersi esprimere in contemporanea anche prescindendo dal parere delle altre amministrazioni coinvolte. Ma questo, ripeto, lo vediamo meglio il 6 novembre. Nella determinazione finale di chiusura della conferenza, come vengono declinate le varie validità degli endoprocedimenti? E questo è una domanda connessa. Da qualche parte ho visto un'altra domanda che mi dice, insomma, che ci sono diversi termini di validità, com'è possibile che rientrino? Eccolo, ogni procedimento ha una propria validità temporale, come è possibile comprendere tutto in una determinazione finale? La risposta ce la dà la norma, ce la dà la 241 qui, perché adesso, senza andare a memoria, io ricordo perfettamente l'articolo 14 quater, mi dice che l'articolo 14 quater, comma 4, mi dice che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ogni autorizzazione che è sostituita dalla determinazione conclusiva mantiene la propria efficacia prevista dalla norma di settore e decorrono tutte dalla data di rilascio della determinazione conclusiva. Questo vuol dire che se io dentro una determinazione conclusiva ho, per esempio, un'autorizzazione paesaggistica, un permesso di costruire e un'AUA, perché è assolutamente possibile, io avrò che l'AUA vale 15 anni, l'autorizzazione paesaggistica vale 5 anni, il permesso di costruire vale un anno più 3, continuano a mantenere quell'efficacia per l'aspetto, diciamo, specifico. Però, come dire, concretamente sono condensate in un unico provvedimento che sostituisce, però, quindi io ho un unico atto che vale come autorizzazione paesaggistica, vale come permesso di costruire, contiene in sé anche l'AUA. Per ognuno di questi aspetti, questo provvedimento ha termini di decadenza diversi. Ma io questo problema concretamente lo risolvo semplicemente scrivendo nella determinazione conclusiva che scrivo l'elenco dei titoli abilitativi che sono sostituiti da quella determinazione conclusiva e scrivo che ogni titolo abilitativo sostituito da quella determinazione conclusiva mantiene i termini di validità previsti dalla specifica normativa di settore. Poi, se volete, potete anche esplicitarli, ma siccome voglio dire sono disposizioni di legge, non è che gliela dobbiamo dare noi nel provvedimento il termine di validità. Nel momento in cui faccio un generico richiamo alla validità, direi che sono a posto. Vediamo altre domande. Allora, nel caso di autorizzazioni ex articolo 208 del decreto legislativo 152 del 2006, può essere indetta conferenza di servizi asincrona. Allora, se ricordo bene, la previsione dell'articolo 208 non mi esplicita direttamente il fatto che la conferenza di servizi sia sincrona, però di fatto dai termini che utilizza
Perché mi parla di convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza di servizi partecipano con un preavviso di almeno 20 giorni i responsabili degli uffici competenti, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La conferenza di servizi disciplinata dall'articolo 208 non fa un esplicito rimando all'articolo 14 ter della 241, che è quello che disciplina la conferenza sincrona. Però di fatto, anche dai termini che utilizza, da come viene disciplinata questa conferenza di servizi, che è di tipo peculiare perché ha le sue regole di funzionamento, direi che è assolutamente una conferenza sincrona. Allora, nel caso di scia edilizia, con contestuale deposito del progetto sismico, con inizio lavori subordinato all'attestazione di avvenuto deposito del progetto strutturale. Per attestazione si può intendere la ricevuta di avvenuta protocollazione o deve essere un'attestazione rilasciata a seguito di controllo della pratica dall'ufficio competente. Quando, nel momento in cui la norma parla di attestazione di avvenuto deposito, l'attestazione di avvenuto deposito non prevede un controllo, prevede semplicemente un'attestazione di deposito, quindi una ricevuta di protocollo. Non ho fatto in tempo a rispondere a tutte le domande. Ah no, ci sono ancora 5 minuti. Vediamo ancora. Laddove un'autorizzazione ambientale sia stata rilasciata come endo procedimento di una via, in che tempi viene rinnovata e che cosa viene rinnovato se non è un'autorizzazione a sé stante? Il fatto che, allora, adesso anche nella disciplina della via, viene, come dire, la via deve comprendere tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, ma non solo di carattere ambientale, che sono necessarie per la realizzazione dell'intervento e anche per l'esercizio dell'attività. Quindi anche all'interno della disciplina della via è stato riportato il concetto della unicità del procedimento che vi dicevo prima. Però questo è stato fatto per un, diciamo, per una semplificazione nei confronti del cittadino. Nel momento in cui ho ottenuto quelle autorizzazioni, ognuna delle quali mantiene la propria validità, e una di queste scade, a quel punto io la posso anche rinnovare singolarmente. Cioè, non confondete la presenza di un atto a sé stante con la presenza giuridica di quel titolo abilitativo. Cioè, è vero che io in fase di primo rilascio non avevo rilasciato un'autorizzazione a sé stante perché ero entrato all'interno di una procedura in conferenza di servizi e quindi il mio atto era stato sostituito da quella determinazione, ma quella determinazione vale a tutti gli effetti come il mio atto. Quindi nel momento in cui la mia autorizzazione scade, mentre altre che sono comprese nella stessa determinazione conclusiva mantengono la propria validità, io posso assolutamente procedere al rinnovo, in questo caso secondo quello che prevede la norma di settore, perché non c'è più necessità di coordinare più procedimenti, perché è solo la mia che scade in quel momento, e rilasciare anche un atto per il rinnovo di quell'autorizzazione conseguita mediante determinazione conclusiva della conferenza che vado a citare. Quello è il mio atto. Il mio atto di riferimento non è, cioè, voglio dire, dal punto di vista giuridico, quell'autorizzazione c'è, al di là del fatto che poi è stata rilasciata attraverso un provvedimento unico. Alla determinazione conclusiva si allegano i singoli titoli autorizzatori approvati. Allora, secondo la mia visione, non dovrebbero esserci singoli titoli autorizzativi, dovrebbero esserci al più determinazioni che hanno nella sostanza una valenza di parere. Comunque, certo, l'amministrazione precedente, quando emette la determinazione conclusiva, allega tutto quello che ha ricevuto e tutto quello che, voglio dire, ha costituito la motivazione della decisione stessa. Anche perché riportare tutto nella determinazione conclusiva è molto difficile. In caso di decadenza del permesso di costruire per omessa presentazione di inizio lavori, decade l'atto unico e pertanto anche gli altri atti rilasciati all'interno del procedimento unico? No,
perché ogni titolo abilitativo che è conseguito in quel procedimento unico e che è sostituito dalla determinazione conclusiva mantiene i suoi termini di validità. Questo vuol dire che se decade il permesso di costruire, decade il permesso di costruire, ma se io dentro c'avevo l'autorizzazione paesaggistica che valeva 5 anni, quella continua a valere 5 anni. Quindi mi è decaduto il permesso di costruire, voglio realizzare quell'intervento, a quel punto chiedo solo il permesso di costruire, perché l'autorizzazione paesaggistica ce l'ho già in corso di validità. Cioè, non pensate al provvedimento unico come un provvedimento che, voglio dire, che ha un unico termine di validità. Dentro il provvedimento unico, la determinazione conclusiva, ha una pluralità di atti di assenso e poi quando decadono, decadono singolarmente. Quindi il comune partecipa alla conferenza portando il permesso di costruire e poi ne segue tutte le fasi successive e noi, ufficio competente per la VIA, alleghiamo il permesso di costruire al provvedimento unico. Sì e no, il comune partecipa alla conferenza dei servizi, esporta la propria determinazione, non necessariamente porta il permesso di costruire, perché anche se la conferenza per la VIA è una sincrona, vale lo stesso principio. È la determinazione conclusiva che sostituisce anche il permesso di costruire. Quindi il comune non è tenuto a portare un provvedimento confezionato, può semplicemente esprimere un parere favorevole. Dopodiché l'autorità competente per la VIA emetterà il provvedimento unico e il comune, cioè il permesso di costruire sarà compreso nel provvedimento unico, seguirà ovviamente il comune tutte le fasi successive. Questo sì. A quello a cui non ho fatto in tempo a rispondere, a questo punto direi che daremo una risposta per iscritto, giusto Sì, Paola? grazie mille Massimo, grazie a tutti anche per la chat molto attiva, con molti scambi, molti complimenti per il docente, per il relatore, veramente tutti sono stati molto molto soddisfatti per la chiarezza, per l'esaustività e per questo momento di incontro. Infatti continuano i ringraziamenti nella chat. Le domande alle quali non si è potuto rispondere per problemi di tempo, verranno poi pubblicate sulla pagina di eventi, lasciateci qualche giorno, mentre le slide e la registrazione le potete trovare già da oggi pomeriggio. Come troverete da oggi pomeriggio la pagina, per le iscrizioni del 6 novembre, che sarà sempre tenuto il webinar dal nostro ingegnere Massimo Puggioni. A questo punto il tempo a nostra disposizione è finito. Vi ringrazio tutti e ci sentiamo per i prossimi appuntamenti. Grazie ancora a tutti, grazie Massimo, grazie ancora. Buona giornata a tutti.